Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 85. In teoria sì, quando ero nel mondo dei vivi cercavo informazioni su queste vicende accadute, ovvero degli stermini delle famiglie e del capo. Così risalì la storia di Robert e della sua famiglia, e sostenevano che i bambini che scompaiono, in questo caso anche io, non siamo realmente morti, ma vivono in uno spazio buio e oscuro, con il mostro maligno, il capo. Si dice che se si interrompe la maledizione, i bambini intrappolati in questo spazio buio tornano alla vita, e invece le povere vite dei familiari rimarranno per sempre nell'aldilà, in cielo, insomma. Beh, Giulia, e come si sconfigge la maledizione allora? Almeno posso salvare anche te e tutti gli altri bambini, e specialmente la mia famiglia. Vedi, Sara, la cosa è molto complicata e molto rischiosa. Alcune persone l'hanno provata, ma non ne sono usciti vivi. Ormai, Giulia, non abbiamo via di scampo. In un modo o nell'altro moriremo. Quello sì, ma non ce la farai mai da sola. Chiederò a papà di aiutarmi. Sta incinta e non voglio che si faccia del male. Nel senso, con un aiuto non vivo, diciamo. In che senso? Io posso vedere quando voglio il capo. Io so cosa pensa, perché appartengo a lui. Io so come manipolarlo e come farlo cadere nella trappola. O almeno credo di farcela. Alla famiglia passata, che ha provato il modo per sconfiggere la maledizione, non ha accettato il mio aiuto perché credevano che ero cattiva. Così, quando credevano che la maledizione fosse finita, loro si sentirono strani. E sempre stanchi. E mano a mano persero le forze per lottare. Così lasciarono il campo libero al figlio, che una volta impossessato, li uccise tutti. Era la famiglia che abitava prima qui? Sì. Se cerchi informazioni su questo sterminio, non c'è scritto tutto come dovrebbe esserci. Ma purtroppo non possiamo neanche dargli torto, siccome i giornalisti non sanno di questa maledizione, ma solo la famiglia lo sapeva. Che però è morta. Ti mancano i tuoi genitori? Tantissimo. Non c'è un solo giorno in cui lo smetto di pensare a loro. Mi sento sola e depressa. Io credevo veramente nelle promesse del capo, e invece mi ha portato via le persone più importanti della mia vita. Giulia, tu mi devi aiutare. Solo così potrai vendicarti. Devi farlo per la tua famiglia, che di sicuro ti guarderà da lassù. Va bene, Sara, ma dobbiamo aspettare il momento giusto. Io cercherò di recuperare tempo parlando col capo, dicendo che anche se c'è il bambino di Est, te sei la più indicata per sterminare la famiglia, perché solo chi viene impossessato riesce ad entrare nel nostro mondo, e non può farlo di certo un bambino in pancia, o Est, perché è grande. Quindi ora, Sara, te informa tuo padre d'Est di una possibile via d'uscita, e io penserò al resto. Grazie di tutto, Sara. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Giulia, come una sorella. Andai giù in cucina e dissi tutto quello che sapevo e che mi aveva detto Giulia. Sara, come puoi fidarti di una che ti impossessa? Papà è costretta, per via della maledizione. Senti, papà, non abbiamo molte vie di scampo. C'è un modo per distruggere la maledizione e dobbiamo provare. Tanto moriremo ugualmente, papà. Amore, tua figlia ha ragione. Io sto con loro, voglio fare di tutto pur di salvare il mio bambino. Ok, va bene ragazze, ci sto anch'io. Dai, venite qui, abbracciamoci, vi amo. Ci abbracciamo tutti e tre. Era molto che non ci abbracciavamo come una vera famiglia.